Esercizio 10. Stessa asta rigida dell'esercizio 8, non vincolata, con fori equidistanziati distanti U. Bisogna applicare tre forze in tre diversi fori e diversi dal baricentro, se no è troppo facile, in modo che l'asta resti ferma, oppure trasli senza ruotare, ruoti senza traslare, oppure trasli e ruoti insieme. L'asta che trasla senza ruotare è il caso dell'esercizio 8B, cioè questo che abbiamo già svolto. Non è l'unico caso possibile, bisogna trovare altre combinazioni delle tre forze, cambiando i fori d'applicazione e anche cambiando i valori delle intensità, cioè i newton, in modo che l'asta trasli, cioè la forza totale non deve essere zero, ma non ruoti, cioè il momento torcente totale deve essere zero. La forza totale no, ma il momento torcente totale sì. Dunque questa è una combinazione, ma bisogna trovarne altre. Lascio a voi il compito di farlo da soli. L'asta che ruota senza traslare è l'esercizio 8A, ruota senza traslare. Dunque, vedi esercizio 8A. Anche stavolta non è questo l'unico caso, ci possono essere molte altre combinazioni di forze, in modo che l'asta non trasli, quindi forza totale uguale a 0, ma ruoti, quindi momento torcente totale non deve essere 0. Anche qui lascio a voi di trovare un'altra di queste combinazioni, evitando di piazzare una forza nel baricentro. Invece adesso svolgiamo i casi A e D. Il più semplice è D, l'asta ruota e trasla, perché non deve essere 0 né la forza totale né il momento torcente totale. Vediamolo. Per esempio, si possono mettere le forze in questa disposizione. Come si vede, la forza totale non è 0, un newton in alto, un newton in basso si annullano, rimangono 2 newton in basso, quindi quest'asta trasla in basso, nel senso che il suo baricentro trasla verso il basso. Inoltre l'asta ruota in senso orario perché il momento torcente totale non è 0. Che ruota in senso orario è ovvio perché tutte e tre le forze sono disposte in modo da far ruotare l'asta in senso orario. Infatti tutte e tre le forze fanno momenti torcenti che entrano nel foglio e sono di segno negativo. I loro valori sono forza per braccio, quindi 1 newton per 2U. Qui ho sbagliato perché è meno 2 newton per U. Qui forza per braccio 2 newton per una U, quindi è meno 2 newton U. E qua è forza per braccio 1 newton per 2 U, meno 2 newton U. Meno 2, meno 2, meno 2, meno 6, meno 6 newton U. Andiamo ora al caso più difficile, l'asta resta ferma. Qui dobbiamo imporre che sia 0 la forza totale e anche il momento torcente totale. Una possibile combinazione di forze è questa. Infatti 1 newton, 1 newton e 2 newton, la forza totale è 0, 2 newton in alto, 2 newton in basso. L'asta non trasla, quindi il baricentro, eccolo qua, rimane fermo. Ma anche il momento torcente totale è 0. Infatti la forza FA e la forza FB tendono a far ruotare l'asta attorno al baricentro in senso orario. La forza FC invece tende a farla ruotare in senso antiorario. Andiamo a fare i calcoli. Forza 1 newton per 2U meno 2 newton U. Vediamo questo momento torcente. Forza 2 newton per 1U, 2 per 1 meno 2 newton U. L'ultimo momento torcente, forza 1 newton per 4U, dal baricentro a qui sono 4U, 1 per 4, 4, 4 newton U. Quindi il momento torcente della forza C, 4 newton U, controbilancia perfettamente questi altri due momenti torcenti, meno 2, meno 2, meno 4 newton U. Totale 0, l'asta non ruota. Questo è il caso più difficile da realizzare. Invece il caso D è il più facile, e a proposito del caso D ricordiamo che l'asta traslava in basso perché la forza totale andava in basso e nel frattempo ruotava in senso orario, quindi quest'asta compie un moto di rototraslazione, il baricentro scende giù qua e nel frattempo tutta l'asta ruota in senso orario intorno al baricentro che scende.